Ciao, questo super bonus se ne parla tanto, tutti ne discutono, ma mi sembra che faccia un po' fatica a decollare. Oggi scopriremo perché insieme ad Alessandra. Eccoci qua, allora come promesso sono con Alessandro, adesso te lo presento. E che ti racconterà perché questo super bonus fa fatica a decollare, quali sono i punti più importanti da controllare, affinché la famiglia sfrutti al massimo questa opportunità, ma senza correre rischi. Allora, Alessandro, presentati a chi ci segue. Ciao Samuele, ti ringrazio dell'opportunità di essere qui con te e di poter parlare agli utenti che ti seguono. Hai un seguito più che meritato perché sei un professionista di altissimo profilo. Grazie. Sono assolutamente contento di essere qui con te. Io sono Alessandro Martella, sono un responsabile di Azero CO2. Chi è Azero CO2? Azero CO2 è un general contractor che si occupa di super bonus e opera nel meccanismo del super bonus in qualità di soggetto che opera lo sconto in fattura al cliente finale. Azero CO2, oltre ad essere un general contractor, è una società da una forte connotazione etica. Intanto la nostra proprietà, il nostro socio è la Lega Ambiente e un'altra associazione ambientalista chiamata Kyoto Club. Le due associazioni nel 2004 decidono di dimostrare che ciò che loro predicavano, cioè ciò che si potesse fare business in maniera sostenibile, era in realtà qualcosa di reale. E nel 2004 costituiscono Azero CO2 e noi da allora realizziamo opere di efficientamento, di abbattimento della CO2 e di sostenibilità. Non operiamo solo nel meccanismo del superbonus, ma ci occupiamo di consulenza, di riqualificazione territoriale, di piantumazione di alberi. Ovviamente in questo momento siamo molto focalizzati su questa opportunità che sta coinvolgendo e sta trascinando tutti gli operatori del settore. Con la mia rete, infatti, di sigillo sicuro, dove andiamo a togliere il contatore del gas dalle case, qui è un esempio, abbiamo scelto di collaborare appunto con Alessandro e il suo team perché abbiamo ritenuto in loro delle grandi persone con un valore etico molto importante, oltre che anche dal punto di vista organizzativo e gestionale, una struttura ben organizzata e che già opera nel mercato da diverso tempo. Alessandro l'ho conosciuto molto prima del super bonus, già sono quasi 3 anni che lavoriamo assieme, quindi Con grandi soddisfazioni. assolutamente, e quindi abbiamo estrema fiducia in loro. Ma Alessandro, perché è complesso questo super bonus? Quali sono i cavilli e quali sono i piccoli ostacoli che lo rendono così difficile da attualizzare? Prima di continuare con il tuo video, mi dispiace interromperti, lo so che è sempre una rottura di scatole, però sigillosicuro.it merita davvero, guardalo. È una rete di installatori che ti aiuta a vivere senza gas, a togliere il contatore, con centinaia e centinaia di casi già realizzati di famiglie che ora vivono senza gas. È una figata pazzesca. E poi c'è il canale YouTube, cerca Samuele Trento, iscriviti e clicca sulla campana a fianco. Ci sono centinaia e centinaia di video che ti aiuteranno a fare la tua scelta consapevole. E poi c'è un canale Telegram di cui trovi il link qui sotto nella descrizione del video, un sacco di novità, strategie e approfondimenti su come trasformare la tua casa in 100% elettrica sfruttando il tuo impianto, anche se hai radiatori. Una figata pazzesca. Effettivamente, Samuele, è un meccanismo che ha un grado di complessità particolarmente elevato. Intanto perché ci sono più soggetti normatori. Hanno creato un meccanismo dove a normare ci sono i ministeri, l'Enea e l'Agenzia delle Entrate. Spesso nemmeno coordinati tra loro, quindi danno spesso informazioni contrastanti. Basta pensare che ci sono state oltre 10.000 richieste di chiarimenti all'Agenzia delle Entrate su come applicare il meccanismo del superbonus. Non solo, le competenze da coinvolgere. Abbiamo bisogno di bravi professionisti, bravissimi termotecnici, bravissimi strutturisti se vogliamo fare il sisma bonus. Abbiamo bisogno di ottime imprese, sia di edilizia che di impiantistica che di altre opere di efficientamento, e abbiamo bisogno dei commercialisti. Quindi è un processo molto complesso che coinvolge professionalità tra le più disparate. Quindi incastrare, mettere insieme tutti questi aspetti, le varie professionalità con i vari enti normativi,
è un processo altamente complesso. Pertanto io consiglio a tutti gli utenti di appoggiarsi a professionisti qualificati, appoggiarsi a professionisti che lavorano non in autonomia ma con reti di professionisti, in una rete, perché devo ammettere che avere personalmente, ad esempio, la pretesa di realizzare un'opera di superponis in autonomia sarebbe effettivamente eccessivo. Io ho bisogno della tua professionalità sul tuo campo, ho bisogno della professionalità di un bravissimo commercialista e ho bisogno di tutta la rete che abbiamo costruito insieme, come quella di Sigillo Sicuro, per garantire un servizio completo al nostro cliente. Se avessi la pretesa di poterlo fare da solo, farei sicuramente degli errori, compromettendo ovviamente il risultato finale e quindi a discapito dei nostri clienti. Ok, e come avete deciso di approcciare allora questa opportunità per le famiglie? Visto che voi comunque, come hai detto prima, avete comunque già tanti altri progetti, non vivete di superbonus, però avete deciso comunque di affrontarlo. Sì, allora noi, come la nostra caratteristica, secondo me l'abbiamo deciso di affrontarlo come una forte, anche in questo caso, come una forte connotazione etica. Il fine del superbonus è efficientare, ridurre le emissioni, ridurre il nostro impatto, quindi il nostro approccio è sempre dare priorità, ad esempio, assolutamente alle competitore. E qui sposo la tua battaglia contro il gas, perché dobbiamo impegnarci tutti per diffondere le fonti rinnovabili. Il fine ultimo del superbonus è proprio quello, no? Ridurre i nostri impatti ambientali. Quindi noi lo approcciamo con quell'approccio, cioè cercare di efficientare al massimo gli immobili dove andiamo ad intervenire. Cerchiamo di alzare quanto più possibile la classe energetica. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è che lo facciamo con un servizio, possiamo dire, customizzato sul cliente. Non facciamo opere uguali per tutti, ma cerchiamo di tagliare su misura il vestito per quel cliente, per quell'abitazione. E per fare questo abbiamo preferito appoggiarci a dei partner di altissimo valore, come il gruppo Sigillo Sicuro. Grazie. Riteniamo che insieme possiamo fare un lavoro completo, dare un pacchetto finito al cliente e far sì che il cliente sia pienamente soddisfatto del risultato finale, con altissime efficienze, risparmi in termini di economici, in termini energetici, e valorizzando appunto il meccanismo del superbonus. Infatti, parlando un po' in giro, essendo nel settore, più volte mi dicono mi hanno proposto questo pacchetto, guai se posso cambiare qualcosa perché hanno solo questo pacchetto per il super bonus. Invece il nostro approccio, ma ovviamente anche il vostro, è per dare una soluzione che serva effettivamente al cliente, a prescindere. Poi lo strumento del super bonus è un aiuto ma non è il fine del nostro progetto. Diciamo sì, c'è questa esigenza da parte dei vari general contractor di andare a semplificare determinati processi, quindi per semplificare, appunto, un meccanismo complesso da semplificare, come lo semplifico? Facendo, no, progetti tutti uguali. Sì. Questo è un rischio in cui sono caduti tantissimi general contractor. Noi non condividiamo questo approccio, preferiamo lavorare in maniera customizzata sul cliente, offrire un livello di servizio alto. Faremo forse qualche commessa in meno, ma il nostro obiettivo è fare un lavoro anche nei prossimi anni, fidelizzare il cliente, far sì che si parli bene del nostro modo di lavorare. Beh, anche come rappresentanza poi di Legambiente, che è un'associazione, la famiglia è al centro, cioè non è prodotto al centro oppure la vendita al centro, anche per questo in realtà collaboriamo. E una domanda che diverse famiglie ci pongono: ma chi mi garantisce che il lavoro verrà effettivamente fatto? Magari firmo un contratto e poi non si fa il lavoro, oppure che tra 5 anni esistete ancora e quindi ho qualcuno che mi può supportare, non tanto nella parte tecnica, ma soprattutto poi in caso di controllo, in caso di verifica da parte dell'Enea, dell'Agenzia delle Entrate e dell'organismo competente. Beh, allora, sicuramente noi quando stringiamo un contratto lo portiamo a termine. Insieme abbiamo già fatto quasi 200 progetti, non di superbonus naturalmente, ma negli anni passati, utilizzando
utilizzando varie forme di incentivazione. Non è la prima volta che lavoriamo assieme. Nel meccanismo del super bonus faremo, spero, tantissimi progetti insieme. Laddove ci impegniamo a farlo, garantiamo la fattibilità dell'opera, garantiamo che l'opera verrà eseguita dai 2 ai 4 mesi successivi alla firma del contratto. Azzero CO2 esiste da 17 anni. Queste associazioni ambientaliste, Kyoto Club e Lega Ambiente, ci hanno creato per dimostrare che ciò che predicavano era fattibile effettivamente, veramente. Lo stiamo facendo, abbiamo l'opportunità di farlo veramente e lo faremo per i prossimi 50 anni. Quindi Azzero CO2 ha una storia importante e un futuro ancora più importante. Quindi, che non si fermerà sicuramente con il super bonus. No, assolutamente no, assolutamente no. Bene Alessandro, 110%, quindi ritornano più soldi di quanti ne ho speso, ma alla fine tutto questo è gratis? Effettivamente è un meccanismo molto, molto, molto dirompente, il meccanismo del 110, no? Il fatto di poter recuperare una detrazione più alta alla spesa sostenuta è un meccanismo dirompente. Infatti il mercato si è mosso con veemenza, sono state costituite mi pare 5.000 società negli ultimi 2 mesi. Io consiglio a tutti quanti di affidarsi a soggetti non nati nell'ultimo mese, proprio per avere questa garanzia che l'azienda nostra fornitrice sia esistente tra 5 anni, perché come sapete l'Agenzia delle Entrate ha 8 anni per fare le verifiche sul soggetto beneficiario, e il soggetto fornitore è in concorso di colpa col soggetto beneficiario per condividere responsabilità col soggetto beneficiario. Quindi opportuno affidarvi a un fornitore che tra 8 anni ci sia ancora, questo è importante, altrimenti non potrete condividere alcuna responsabilità. E sul fatto, sulla domanda se è tutto gratis, la risposta è dipende, perché la norma ha definito dei massimali di spesa. Laddove noi andiamo a realizzare delle opere che superano i massimali di spesa, la quota eccedente ai massimali non è ammessa più al meccanismo del superbonus e quindi rimane a carico del cliente. È ovvio che ove si va a dare priorità alla qualità, quindi ad esempio noi abbiamo deciso di utilizzare esclusivamente prodotti di origine europea, ad esempio, laddove si va a dare priorità alla qualità, potrebbe succedere che in alcuni progetti si superino i massimali, e quindi in quei casi il cliente va a corrispondere la quota eccedente al massimale. Anche perché le tariffe o comunque i prezzi sono definiti al kilowatt, ad esempio, sulle pompe di calore, quindi un prodotto può costare di più perché è molto diverso, però l'incentivo è sempre quello. È ovvio che nel momento in cui ci sono dei massimali, diciamo, uguali per tutti, il fornitore che fornisce un prodotto di minor qualità e minor prezzo, ovviamente, potrebbe darsi che stia nel massimale, a confronto di un magari fornitore che decide di offrire invece il top di gamma, offrire un prodotto di altissima qualità, e ovviamente in quel caso recuperando magari i massimali. Certo. Diciamo il meccanismo del super bonus, per come è costituito, un po' favorisce i prodotti a basso costo. Questo sì, questo è vero. Io consiglio sempre di pensare che il super bonus c'è per un anno, ma quell'impianto starà lì per 10, 15, 20 anni, quindi non guardare necessariamente al prezzo. Ecco, io consiglio sempre di pensare in maniera lungimirante e quindi scegliere sempre la qualità, scegliere sempre il fornitore che ti garantisce qualità dei prodotti, scegliere anche i professionisti e le imprese che ti offrono soluzioni complete e non solo un pezzo dell'opera, ma che ti offrono soluzioni complete e integrate dall'inizio alla fine, quindi dalla firma del contratto fino al trasferimento del credito, come fa Azzero CO2, come facciamo noi insieme con tutta la rete di Sigillo Sicuro. Certo, sì, anche perché l'impianto potrà essere quasi gratis, ma le bollette poi arrivano a casa tua, non arrivano a chi ha realizzato l'impianto, e arriveranno per i prossimi 20 anni. Quindi... Esatto. Bene, Alessandro, per me è stato un piacere, grazie di essere passato a trovarmi. Tanta vita al super bonus, mi raccomando, affidatevi alle persone giuste
e perché è importante sfruttare questa grossa opportunità, però è importante anche affrontarla con i piedi per terra. Grazie a tutti. Grazie Samuele. Al prossimo video. Ciao a tutti.